Mancano ormai pochi giorni al debutto americano di FCA, la nuova società nata dalla fusione tra Fiat e Chrysler. Sergio Marchionne e John Elkann, lunedì 13 ottobre, suoneranno la campanella al termine delle contrattazioni di Wall Street. Il privilegio dell'opening bell spetta solo alle IPO e lo sbarco di Fiat a Wall Street non avverrà attraverso un'offerta pubblica iniziale di azioni. In sostanza si tratta di una conversione azionaria. Gli azionisti Fiat avranno un'azione ordinaria FCA per ogni azione Fiat detenuta. A partire da lunedì 13 ottobre, il nuovo titolo sarà quotato sul NYSE e a Piazza Affari, sulla base del track record di Fiat Industrial CNH. L'aspetto positivo è che verrà incrementata la liquidità dell'azione, mentre l'utile per azione espresso con i principi contabili statunitensi dovrebbe dar vita ad un'azione più costosa. Il prezzo del nuovo titolo a New York, con ogni probabilità, verrà deciso sulla base della chiusura milanese di venerdì 10 ottobre, con l'applicazione del cambio euro-dollaro. L'intenzione di Marchionne è quella di raccogliere i favori e i capitali dei grossi gruppi finanziari americani. Una quota di azioni, tra il 2 e il 3% del capitale, da fornire ai nuovi arrivati come primo assaggio, potrebbe arrivare da parte delle azioni consegnate per esercitare il recesso. E l'azionariato subirà modifiche? Con il nuovo assetto e la sede in Olanda, Exor e gli azionisti storici, che hanno detenuto le azioni durante il processo di fusione, peseranno il doppio in assemblea. Gli Agnelli continueranno quindi ad avere il controllo della società anche in caso di diluizione nel capitale ordinario.